Mi chiamo Angelo Valente e volevo presentarmi. È una vita che io vivo di tutto ciò che è volo. Ho sempre avuto una passione a salvare tutti gli aerei che venivano demoliti. Io andavo alla ricerca di questi apparecchi e cercavo di dargli una nuova vita. E uno di questi è un Gulfstream, è un ricognitore americano. Da anni era parcheggiato a Linate, sono andato a trattare con i responsabili e alla fine sono riuscito a prenderlo con una ditta specializzata con un laser. Ne abbiamo tagliato le ali, abbiamo smontato tutta la coda, il timone, con un trasporto eccezionale. Dovevo portarlo dove avevo un'attività di scuola di volo, Monte Cremasco Crespiatica. Lì è stato depositato e la mia idea era quella di creare una specie di video con i sonori di una cassetta registrata dei motori con un trasformatore a 24 volts. Sono riuscito a far funzionare gli interfoni, le luci. Era una cosa bella veramente, cioè vedevi questo apparecchio qua che quasi era vivo. È rimasto lì per 7 anni in questa attività e poi a un certo punto ho deciso di trasferire tutto quanto nelle Filippine perché mi ero sposata con una filippina e lì ho cominciato ancora a smantellare tutto completamente. Le ali le avevo già preparate con degli innesti, dei sub che diciamo venivano, si montavano e smontavano, altrettanto la coda. E avevo smontato completamente tutto, altrettanto avevo smantellato tutti gli hangar dove avevo questi ultraleggeri in deposito. Con tre camion eccezionali sono arrivati al campo, abbiamo caricato tutto e tutto è finito a Genova con una nave, per via nave con 2 mesi di tempo è arrivato nelle Filippine. Abbiamo smontato completamente l'aeroplano, avevo preparato e smontato gli hangar, era tutto ciò che avevo lì, compreso la mia vita, la mia casa e tutto, era smantellato perché avevo deciso che dovevo ricostruire una nuova vita nelle Filippine. Così caricato tutto è arrivato a Genova con una nave per via mare, in 2 mesi è arrivato nelle Filippine. A quel punto siamo partiti io, moglie e i due figli che avevo, che erano Beatrice e Mike, che erano piccolini. Ci siamo imbarcati a Linate e siamo arrivati nelle Filippine. Dopodiché, dopo qualche giorno, ci hanno chiamato che era arrivata la nave. Arrivata la nave, anche lì c'era una cosa eccezionale, televisioni, giornali del principale di Manila, perché non era una cosa tutti i minuti vedersi arrivare un aereo di 20 metri dall'Italia nelle Filippine. E già nelle Filippine avevamo preso un terreno perché la mia idea era di creare un club, un centro museo aeronautico con bar, ristoro, piscina, la cosa alla grande, insomma, tutte le cose alla grande come ho sempre fatto, create e distrutte. A un certo momento ho preso le persone, uomini per lavorare, sistemare. Aiuti per poter montare completamente l'aeroplano che era sistemato su dei pilastri di cincemento a gondola e era adagiato sopra, sollevato a 3 metri da terra con la sua scala originale con un'aggiunta. C'era l'ingresso. All'interno ho smantellato tutto, ho sistemato 4 tavoli con 16 posti. E l'idea era appunto, dato che fuori avevo preparato il locale con la cucina, avevo trovato il modo che era diventato un piccolo ristorante aereo su prenotazione e ha funzionato insieme a tutte le altre attrazioni che avevo lì in questo terreno. E lì siamo rimasti 10 anni, venivano scuole da tutte le isole delle Filippine. E per vedere, avevo creato un museo, avevo portato anche degli altri ultraleggeri, materiale aeronautico, anche tutto materiale del paracadutismo quando mi lanciavo. E, insomma, era tutto un mondo particolare che
effettivamente era molto originale in quel posto, come era anche qui in Italia. Dopodiché abbiamo continuato questa attività, la gente veniva, prenotava, saliva su questo aereo, mangiava la pizza, si mangiava un piatto di pasta italiana e in più avevo delle piscine. In questo terreno, scavando, abbiamo trovato anche l'acqua calda, l'acqua proprio l'acqua termale, proprio era diventata, perciò c'erano le terme, c'era l'aeroplano, c'era il museo. E ho costruito la mia bella casa in cemento con tutte le decorazioni delle nostre tradizioni italiane. E abbiamo passato 7-8 anni, dopodiché il destino, motivi di salute, motivi personali, tutto è finito. Ecco, questa è la storia. Ho creato anche un album di una buona parte della mia vita. Questo è il mio mezzo di trasporto, trasformato, un piccolo Piaggio. Questo è una specie di riassunto, un libro che abbiamo fatto alcune copie date agli amici di volo. E qua ho tutto un po', diciamo, tutta una storia. Questo è il mio mezzo di trasporto. Il mezzo di trasporto, qui sempre quella pagina. Qui sono foto, ecco, questa qui è uno dei miei esperimenti, sempre negli anni 60, con una Fulvia che avevo, un paracadute, no, un paracadute che si adoperava in mare, trainato, io mi facevo trainare sulle circonvallazioni al mattino presto, perché insomma non era una cosa troppo normale, insomma. Qui quando mi lanciavo, qui è il Gulfstream, l'aeroplano che stiamo parlando, che in piena attività, in cui saliva la gente, sembrava sentivano il rombo delle turboeliche, sentivano le ostriche che parlavano, veniva gente sempre, continuamente, era sempre pieno perché era molto originale questa attività. Ecco, questo è l'aeroplano che qua, quando era completamente a posto, tutto sistemato, poi quando ho dovuto smantellarlo per fare questo trasporto, con un laser è stato tagliato al centro. È stato tagliato, è stato tolto la coda e ho applicato delle piastre bullonate che poteva essere montato o smontato quando in qualsiasi momento. Ecco, sempre l'aeroplano più vicino, già con le gru pronte che dovevano prepararle per mettere sui bilici per il trasporto. Il lavoro di smontaggio di questo apparecchio del Gulfstream è stata una cosa abbastanza impegnativa, in quanto ho dovuto prendere una macchina laser che ha una lama a fuoco lentissimo che ti taglia completamente senza sbavature. Era stato tagliato a metà e l'intenzione è stata quella che poi, una volta arrivato nelle Filippine, tutta la parte elettrica tagliata sarebbe stata riattaccata tutta per poter essere funzionante come prima, perché con un trasformatore a 24 volts funzionavano parecchie strumentazioni ancora a bordo, compreso le luci. Ecco, questo è proprio quando era finito. L'impegno che ho dovuto avere è stato molto elevato, perché è arrivato dopo 2 mesi, è arrivato in un'isola delle Filippine che è a Cebu City. A Cebu City abbiamo dovuto prendere dei camion, mettere tutto l'aeroplano, i capannoni, tutte le attrezzature, con 3 grossi bilici e con una nave traghetto abbiamo fatto il viaggio da Cebu a Dumaguete City, che è un'altra, da Cebu al Negros Oriental, che è un'altra isola. Erano 3 ore di nave. E arrivati in porto a Dumaguete, anche lì abbiamo preparato tutto quanto con la scorta della polizia, perché era una cosa molto eccezionale, con le televisioni, i giornali di tutte le Filippine. Abbiamo fatto questo viaggio di 8 km circa da Dumaguete City a San Miguel Bacon, che era dove poi dopo abbiamo creato questa attività. Le due parti dell'aeroplano ho dovuto sollevarle a 15 metri d'altezza, superare le piante di cocco e adagiarle. Questo aeroplano si trovava nel mezzo di un palmetto, cioè era un terreno che c'erano 200 piante di cocco e questo aeroplano era immerso dentro. Cioè, una volta finito, era anche da domandarsi come si era riusciti a posizionare in quella posizione. Inizialmente non sapevo che c'era acqua calda, ma una volta fatto scavare per i pozzi per l'acqua, ho
ho scoperto che veniva sull'acqua solforosa, proprio come le terme, era una cosa meravigliosa. Dopodiché ho fatto una piscina grande, un'altra media e una piccola che, diciamo, clienti si siedevano e c'era quest'acqua leggermente solforosa e a una temperatura accettabile, naturale. Abbiamo messo un museo aeronautico, e dove avevo tutto ciò che avevo raccolto in tanti anni di vita, con pezzi di ultraleggeri, eliche, motori, paracaduti, tanto materiale, strumenti, tutto, tantissima cosa. E dopodiché avevamo fatto, sempre in questi hangar, avevamo preparato 10 piccoli bungalow in bambù, dove affittavamo le stanze a dei turisti che venivano a visitare quest'isola. Questo resort avevo creato un mini zoo, cioè un quadro con dentro delle piante, dei grossi massi, e l'avevo chiuso, recintato con una rete metallica. In particolar modo avevo dentro un scimpanzé, una scimmia che era piccolina, l'avevo presa, che era proprio, aveva pochi mesi, gli davo io da mangiare, gli davo il biberon con del latte in polvere, e si era affezionata così tanto che quando è diventata grossa era impossibile, altra gente era gelosa, insomma, dovevo andare solo io all'interno. Un giorno, un fatto spiacevole, che la vedevo tranquilla, allora a una persona, un ragazzo che lavorava da me, gli ho detto: vai dentro a portargli dei mango alla scimmietta. Come è entrato, l'ha azzannato e gli ha fatto un grosso azzanno al braccio. Sono entrato, diciamo, come mi vedeva, si spaventava e si è messo a parte. Questo particolare qua, cioè, assolutamente dovevo entrarci solo io, cioè, era veramente affezionata. La prendevo per mano, la portavo in giro, mi stava vicino, era innocua, ma altre persone era pericoloso, non ne voleva sapere. Qui è tutta l'attività, lì avevamo anche un museo e mi ero costruito una casa con tutti i simboli, il leone di San Marco, il primo governatore di Venezia. Sicuramente era un'attrazione che attirava gente, venivano anche degli attori. Poi è venuto anche un complesso nominato che hanno fatto un video musicale quando ormai l'aeroplano era già tutto abbandonato, perché alla fine di questa meravigliosa storia c'è stato un finale un po' drammatico, nel senso che per motivi di salute familiare abbiamo abbandonato tutto e siamo ritornati in Italia. Vi voglio raccontare una storia eccezionale, non certo comune, e vera. Difficile da credere che sia vera, ma è vera. Mi ha chiamato mia moglie, Filippina, e mi ha raccontato qualcosa che non volevo crederci. E mi fa: guarda che dei signori anziani sono venuti a trovarmi da Bayawan, che è una provincia, e mi hanno detto così che nelle foreste delle Filippine hanno trovato una grotta con 30 lingotti d'oro, 30 kg di oro. Beh, insomma, dico, questi, ho pensato a un raggiro, qualcosa di strano, cioè mi sembra una cosa, certo, va bene, allora portami più questi signori qui. Un giorno mi è arrivata una squadra di gente, di filippini, insomma, con uno sguardo molto basso, perché stavano attenti, perché una cosa del genere, se veniva risaputo, magari li avrebbero anche sequestrati allo Stato. E siamo andati nel mio ufficio e da una borsa hanno tirato fuori un lingotto d'oro. Mi sembra, l'unica cosa che mi ricordo, dei numeri di serie enormi, e stampato una piccola acqua con Malaysia. Ecco, questo è quello che mi ricordo. E allora a questo punto ci ho detto: datemi il tempo di poterlo portare da un amico che, diciamo, è un grosso industriale italiano che abita a Cebu, e così andiamo. A un certo punto, non so cosa è capitato, si vede che hanno o si sono impauriti oppure hanno pensato a qualche trappola, perché insomma una cosa così, anche loro erano sprovveduti, non mi conoscevano e io non conoscevo loro. Alla mattina mi sono alzato e non c'erano più.
Un altro episodio particolare, questo mio gommone che non avevo ancora messo un motore aereo, ma un motore normale, un vecchio Selva, 55 cavalli, portato dall'Italia, aveva avuto 30 anni. Mi ero fissato di andare con i bambini ancora di pochi anni in un'isola a circa 5 km di distanza in mezzo al mare, e a pochi chilometri da un chilometro dall'isola il motore si è fermato, è partito, non c'era più. A remi ho raggiunto quest'isola che era ancora abbandonata e i bambini si divertivano. Abbiamo visto passare una barca, fortunatamente abbiamo segnalato ed è arrivata. È arrivata e fortunatamente ha salvato noi il gommone. Con una corda ci ha trainato, ci ha portato quasi 4 ore di barca, ci ha portato fino alla nostra residenza. E certo che se non passava nessuno era una cosa piuttosto drammatica, perché eravamo in mezzo al mare. Allora, una delle tante situazioni originali che riguarda il mio avanti e indietro Italia-Filippine, che quando avevo deciso di portare tutto nelle Filippine, di trasferirmi, avevo organizzato un viaggio aereo per poter. Tutto il materiale andava per nave e io, moglie e i due bambini piccoli dovevamo andare con un aereo di linea. L'unico particolare, un po' insomma originale ma a me affettivo, non volevo abbandonare mia madre che era morta già da qualche anno. E mi ero fissato, era una cosa proprio un sentimento che avevo e volevo portarla con me. Così sono andato al cimitero, l'ho fatta cremare e in una cassettina me la sono portata a casa. E c'era il problema di come salire su un aereo con le ceneri di una persona morta, insomma, è un po' particolare. Così mi è venuta l'idea che ho preso lo sacchiotto di Beatrice. Gli ho infilato dentro questo sacchetto di plastica con le ceneri della mamma, gliel'ho ricucito e lei giocava con l'orsacchiotto con la mamma. E siamo arrivati a Malpensa, abbiamo passato il check-in, tutti i controlli, ma probabilmente più di 20 anni fa non c'erano i controlli che c'erano adesso. E così il viaggio l'abbiamo fatto io, mia moglie, i due bambini e la mamma, le ceneri della mamma, insomma. Ad un certo punto nelle Filippine mi ero un po' stancato del routine del resort e ho pensato di aprirmi un localino mio, una piccola pizzeria, Buonissimo Pizza l'ho chiamata. Avevo inventato dei panini che erano così dolci che veniva gente continuamente a ordinare, venivano fuori dei panini che erano brioche, la gente si era abituata e poi dopo facevo pizze, facevo da sport, era una cosa molto particolare e bella, cioè un angolo d'Italia nelle Filippine. Un giorno è capitata una situazione molto particolare, un po' drammatica e un po' comica, insomma. E fuori a una decina di metri da me, proprio vicino, c'era una banca. E le banche nelle Filippine ci sono le guardie che sono armate come in tempo di guerra, con mucchi, mitragliatori, armi da tutto, armati fino ai denti. E questi due polizia, questa due polizia, agenti di polizia privata, era ferma immobile mentre a pochi metri da loro c'era un cambio valuta, una brava persona anziana, che è il metodo che c'è nelle Filippine, che se tu vuoi cambiare i soldi non in banca lo puoi fare privatamente. Questo anziano era lì con la borsa che aveva parecchi soldi. A un certo punto si è fermato un motorino senza targa, si è fermato, è sceso, si è avvicinato a questo signore, gli ha puntato la pistola alla tempia e gli ha portato via la borsa. È salito e se n'è andato. Nell'attimo che saliva, io ero davanti alla porta e ho visto questa scena, no? E da persona istintiva che sono, ho cominciato a rincorrerlo. Il traffico era enorme, c'erano macchine, c'erano i tricicli, moto, cioè il caos che c'è in tutte le città asiatiche, insomma, non riuscivo. Questo motorino aveva difficoltà a prendere velocità. Io a piedi l'avevo quasi raggiunto. La persona che ha fatto questo gesto con una pistola
puntata ad un'altra persona e nessuno si muoveva, non diceva niente. Io rincorrevo, rincorrevo, ad un certo punto si sono accorti che lo stavo rincorrendo, ero quasi a 5 metri, lo volevo agguantare, io sono istintivamente è il mio comportamento. E si è girato, mi ha puntato la pistola contro e a questo punto l'istinto mi ha detto che devo fermarmi, non potevo andare oltre. Mi sono fermato, mi sono girato e sono tornato indietro. Queste persone che erano lì intorno, amici di questa persona che gli hanno portato via tutto quanto, mi hanno abbracciato, mi hanno detto grazie e così è andata. Ecco, questa è la foto di un aeroplano, un Caravel, che è come diciamo un DC-9, in cui l'ho trasformato a casa e ci ho abitato un anno alla periferia di Milano, a Tavazzano. Questo è un altro aereo che ho salvato, un Beechcraft. L'ho preso, l'ho portato davanti a un piccolo barettino che era di mio padre e ho fatto anche lì un bar aeronautico con le hostess in divisa che servivano al caffè. Questa è la casetta che mi sono costruito lì al campovolo, dove abbiamo abitato con la famiglia per 10 anni. Questo è l'ultraleggero che io usavo per fare scuola lì al campovolo, perché facevo scuola e ho creato dei buoni piloti, insomma. Questa è famiglia cristiana che, tra le varie esperienze un po' drammatiche che mi è capitato con un piccolo ultraleggero autocostruito, sono finito contro una linea dell'alta tensione 24.000 volts. E insomma, ho passato un certo periodo all'ospedale e anche abbastanza, ora ci rido sopra, che ero lì abbastanza in condizioni non troppo salubri. E prima di salire sulla Croce Rossa ho dovuto pagare 5.000 lire per il trasporto. Quando sempre con questi ultraleggeri, che era la mia passione, con un mazzo di 20 rose dalla periferia di Milano ho raggiunto il Duomo e ho agganciato 20 rose in omaggio alla Madonna, alla Madonnina di Milano. Ritornando al volo, ho montato il mio piccolo ultraleggero, l'ho caricato su un carrello barca adattato, con le ali piegate, tutto chiuso, che non si coperto da un telone che non vedevano cos'era. Beh, 40 anni fa non era popolata, era periferia, molto della campagna. Erano le 4, le 5 del mattino, mi sono arrivato lì alle prime luci dell'alba, era in primavera. Alle prime luci dell'alba ho montato questo apparecchio in un campo e ho preso dalla macchina una confezione con 20 rose. E il mio piano era raggiungere il Duomo e ci sono riuscito. Così ho decollato nell'attimo che stavo preparando tutto, cominciava a venire gente e ho pensato: qui mi fermano, chiamano qualcuno. E allora alle domande delle persone cosa sta facendo, ho detto, mi è venuto fuori da rispondere che è l'esperimento di un tagliaerba nuovo. Quindi ho detto questo, ho fatto. E ho dato una gasata. E a un certo punto via ho decollato, perciò ormai ero già in aria. Ho raggiunto il Duomo, che era molto facile perché il riferimento ce l'avevo, la Madonnina era proprio in linea retta davanti a me. Cioè ho fatto delle spiralate intorno, dovevo, il piano era che prendevo una forbice e con una mano dovevo tagliare il nastro sotto il carrello dove scende. Nell'attimo che ho lasciato andare la mano con l'acceleratore, mi sono accorto che l'acceleratore andava a zero. Perciò il motore andava al minimo e lui precipitava, scendeva di ala, perciò è stata una cosa molto difficoltosa. Nella frazione di secondi, dopo due o tre spiralate intorno alla Madonnina, sono riuscito a fare questa operazione, a tagliare il nastro e queste rose sono scese e penso che qualcuno le avrà portate alla Madonnina. Insomma, questa è una delle tante storie. Un'altra avventura particolare è. Io ho sempre avuto il pallino delle rose, perciò insomma, un simbolo come la Ferrari al Gran Premio di Monza 1981, ho pensato di omaggiarla. Così anche lì ho caricato il mio piccolo ultraleggero smontato su un carrello, mi sono portato alla periferia di Monza al mattino presto, ho trovato una campagna tutta nascosta da alberi che nessuno mi vedeva nell'interno e l'ho rimontato, l'ho preparato. Alla 1:30 partiva, iniziava la corsa,
perciò c'era tutta la sfilata, le autorità e tutti i presenti. Sono decollato sempre con 20 rose, con una bandiera della Ferrari avvolta a questo pacco, e ho raggiunto l'autodromo. Proprio sopra l'autodromo, a 100 metri di altezza, mi si è spento il motore. Il motore di allora erano motori presi di auto, dai demolitori, perciò insomma era affidabile in qualche modo. A un certo punto mi si è spento il motore, e l'unico punto per poter diciamo, atterrare o precipitare era in mezzo al bosco, in mezzo alla boscaglia, alle piante alte, e per non andare sulla pista o dove c'era la gente, perché quando ho visto che sono arrivato alle cime degli alberi mentre lui cadeva, mi sono buttato fuori, mi sono trovato sulla pianta. Lui si è schiantato a terra, dalle tribune tutti che correvano, saltavano sulla pista, tutta la gara interrotta, e sono arrivati, hanno circondato questa pianta con io su. È arrivata la polizia, poi vedendo che c'era questo pacco di rose con la bandiera della Ferrari, hanno capito che non c'era nulla di terroristico, ma un gesto simbolico, hanno cominciato a applaudire, così sono sceso. Sono sceso, il mezzo me l'hanno sequestrato e diciamo, ho avuto un interrogatorio anche col pretore di Monza di quei tempi, ma poi mi hanno lasciato andare. Ecco, i primi momenti, diciamo, in cui stavo imparando a volare, significa che non avendo scuola, non avendo un'istruzione, non avendo un istruttore che mi insegnava le regole, mi dovevo arrangiare, autodidatta. A un certo punto avevo degli spettatori, dei ragazzini in fondo al campo, che una volta arrivato ho chiesto la loro collaborazione per non scendere dal mio seggiolino, sganciarmi dall'imbragatura. Ho detto: datemi una mano a girare la coda, ma non ho pensato che la coda era di compensato di betulla, significa che se lo prendi, lo tocchi appena appena, me lo spaccavano. Pensavo che prendevano il tubo di alluminio, ma non ho pensato a questo. Nell'attimo che hanno avvicinato le mani per prendere frazione di secondi, mi sono voltato indietro e ho detto: via le mani dal timone. Ho sentito una botta secca e il dito se n'è andato. Non c'è più, insomma. A un certo punto, io al momento la botta era così forte che non ho capito cos'era successo. Ho preso la macchina, sono andato all'ospedale e mi hanno fatto la mia medicazione definitiva. Vi racconto un'altra storia che fa parte della mia vita, insomma. Un giorno avevo trovato un grosso aeroplano che dovevano demolirlo, cosa che a me dispiaceva, perché tutto ciò che vola non deve essere demolito. Si trovava a Livorno, questo apparecchio qua, si trovava a Livorno, era un Caravelle che è uguale come il nostro DC-9, cioè 100 persone. Così ho deciso, a prezzo di rottami, ma qualche milione mi è costato. La cosa enorme, il costo veramente micidiale, ma ormai avevo deciso di farlo e l'ho fatto. E il trasporto: per trasportare 30 metri di aereo c'era un bilico, ho dovuto farlo tutto regolare con i trasporti eccezionali di una ditta di Bologna. E sono arrivati a Tavazzano, che ero lì ad aspettarli. A Tavazzano, il campo dove doveva essere depositato, era un campo agricolo attaccato alla Via Emilia, proprio appena dopo una curva sulla Via Emilia. E tempo prima, fortunatamente, ero stato in comune e avevo chiesto il permesso per restaurare un piccolo aereo, dato che volevo, e ho avuto il permesso, detto, e mi hanno dato il permesso di un anno per il restauro dell'aeroplano. Ma non si immaginavano che arrivava lì un aereo di linea. Quando sono arrivato il carico, che era ottobre, con questo bilico, un bilico con la fusoliera, un altro con le ali e un altro con i motori, che era una colonna di 3, 40, 50, 60 metri, di tutta occupata di questi mezzi, arrivati lì al campo a Tavazzano, tutto, e sono andati. Verso le 9, 9 e mezza, io mi ero piazzato lì con una roulotte perché non volevo tenerlo incustodito. Ho sentito degli tamponamenti a catena. Tutte le macchine che arrivavano appena dopo la curva si spaventavano vedendo questo aereo tutto ancora a pezzi. Ah, ecco, non ho dimenticato di dirti che quando sono andato a vederlo era a posto,
poi dei vandali gli hanno dato fuoco, perciò era tutto distrutto. Ma io quando ero deciso di fare questa operazione, ho detto non mi fermo nessuno, la faccio ugualmente e lo restauro. Quando l'ho portato lì tutto a pezzi, bruciato, tutto così, verso le 10, 10 e mezza cominciava la cera della nebbia, dopo la curva le macchine vedevano questi rottami per terra, hanno cominciato a tamponarsi e a decine, una dietro l'altra, sono finite nei campi. E al mattino dopo sono arrivate le gru e le abbiamo portate al centro, però ormai il danno era fatto, cioè dalla sera alla mattina non so se erano 20 o 30 macchine tutte mezze massacrate, tutte in mezzo al campo. Erano convinti che era successo un incidente aereo. E io volevo fare un piccolo museo aeronautico, alla fine con tutto quello che è successo non mi hanno lasciato fare, e non mi hanno dato i permessi e cominciavano ad arrivare le ingiunzioni del Tribunale di Lodi di portare via questo aeroplano. E niente, io ho cominciato a abitare lì e ci ho abitato lì. E ci ho abitato quasi un anno. Dei signori di Perugia sono venuti, io gliel'ho smontato perché quello l'ho preparato tutto a staffe, che era smontabile, tutte le ali, la coda anche lì. L'hanno preso e l'hanno portato via. Beh, sono al termine di questo mio racconto, diciamo, di vita normale. L'ultima mia esperienza, da tempo lavoro per una ditta di voli mongolfiera e il proprietario amico, tramite un conoscente che aveva un pallone di mongolfiera fermo che non adoperava, e così me l'ha dato. Io ho fatto una cesta, l'ho sistemata ed ora sto con una fune vincolata, sto provando a volare da autodidatta. Volevo salutarvi e spero che tutta questa storia vi sia piaciuta. Ciao, alla prossima!